Tu sai che voglio registrare, te l'avevo detto? No, no. Non ho problemi. Ma pensavo te l'avessero detto. Allora gli dico. Francesca! Francesca? Hai avvisato per la registrazione? Hai avvisato per la registrazione? Bisognava avvisare. Ok. Allora, vedo che nonostante il maltempo siete ancora tutti qui. Bene. E siamo al secondo keynote della giornata, dell'evento. È inutile. Possiamo cominciare? Possiamo cominciare? Scusate se vi disturbo. Vorremmo cominciare. Allora, sono molto contenta di ospitare, veramente molto contenta di ospitare Beppe Riva, perché ci conosciamo tanto tempo, tanti abbiamo anni. Fatto sì, così tanti che non lo vogliamo dire. Abbiamo fatto insieme progetti a interesse nazionale, quindi ci siamo conosciuti anche dal punto di vista della ricerca e devo dire è stata una collaborazione molto intensa, molto interessante. Sono anche contenta che sono particolarmente contenta che abbia accettato questo invito, perché i suoi temi di ricerca sono molto vicini alla psicologia positiva, soprattutto sul versante delle tecnologie, che è un po' il tema che ci accomuna, che ci interessa. Quindi adesso stamattina abbiamo sentito parlare di comunità reali, così sono state denominate, oggi di comunità virtuale, anche se avevamo fatto una piccola riflessione che poi in realtà queste due comunità non sono poi così distanti, perché stamattina per parlare di comunità reale si è parlato di tecnologie e ho il sospetto che per parlare di comunità virtuale si parlerà comunque di relazioni e di comunità anche offline. Quindi non sono due mondi separati ma sempre più interconnessi e di questo Beppe Riva è sicuramente uno dei massimi esperti. Vi leggo brevemente alcune sue qualifiche. Professore ordinario di psicologia generale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, insegna psicologia della comunicazione presso il corso di laurea triennale in psicologia e psicologia e nuove tecnologie della comunicazione presso il corso di laurea specialistica in psicologia dello sviluppo della comunicazione e il corso di laurea specialistica in teorie e tecniche della comunicazione mediale. Coordinatore del progetto di ricerche, di diversi progetti di ricerca europei, io ho notato Virtual Environment in Clinical Psychology, Clinical Psychology, Virtual Reality Environment in Psycho Neuropsychology Assessment and Rehabilitation. Quindi è abbastanza chiaro il suo quadro di interesse, le tecnologie al servizio di persone con problematiche di salute, al servizio della riabilitazione, quindi un quadro molto di interconnessione tra la psicologia e la comunicazione, ma anche la medicina e gli aspetti connessi. Detto questo, lascio la parola, grazie ancora. Grazie Beatrice, ringrazio anche Antonella Delle Fave per avermi invitato, ringrazio tutti i membri della Società di Psicologia Positiva. Diciamo che quello che voglio raccontare, potevo raccontarvi tante cose, ho dovuto fare una selezione perché in 45 minuti siamo tutti un po' più umidi rispetto a stamattina e una doccia calda non farebbe male prima di uscire, quindi diciamo cercherò di essere il più compatto possibile, però volevo lasciarvi in qualche modo con un messaggio, qualcosa che, anche se molti, oggi abbiamo visto che c'erano parecchi interventi sulle tecnologie, raccontarvi un po' la riflessione che ho fatto negli ultimi 4-5 anni, che poi ha portato alla creazione di una nuova laurea magistrale in Università Cattolica, proprio una laurea magistrale in psicologia del benessere e tecnologia positiva, che è un po' particolare, nuova in Italia e che si basa su quello che vi racconterò oggi. Sono tre i temi che avevo pensato per questa, diciamo, questa fine pomeriggio. Da una parte il lato positivo della tecnologia, perché usare la tecnologia per il cambiamento? Questo è un punto su cui si discute molto, volevo farvi condividere la mia visione. Poi raccontarvi che cos'è questo concetto di tecnologia positiva. Negli ultimi due anni, tre anni, con alcuni colleghi della Cattolica, in particolare Andrea Gaggioli, Daniela Villani, Pietro Cipresso e Silvia Serino, abbiamo lavorato molto per sistematizzare questa idea di tecnologia positiva. E poi volevo raccontarvi quello che sta succedendo, perché è una cosa che non sappiamo come,
è che in questo momento, su questo mondo della tecnologia positiva, sono in atto investimenti molto importanti da parte delle più grandi società tecnologiche esistenti al mondo. E quindi questi nuovi strumenti che stanno apparendo, secondo me, avranno un impatto a lungo termine su cosa vuol dire essere psicologi. E sapere che esistono e cosa fanno, secondo me, è una dimensione importante. Beh, partiamo da un dato, da una domanda, ma di solito quando si parla di tecnologia si parla di qualcosa che ormai è diventato parte della nostra vita. Questi sono i dati che abbiamo più recenti sull'uso della tecnologia in Italia. Il dato secondo me è emblematico: un italiano medio, e per italiano medio si intende dai 3 anni in su, passa online 6 ore del proprio tempo, 6 ore in media. In realtà sappiamo benissimo che ci sono punte molto diverse. E un altro elemento interessante è che di questa esperienza circa 2 ore sono i social media. Quindi diciamo, oggi la sfida è capire cosa succede nel momento in cui uno sta così tanto online. Molte delle presentazioni di oggi, l'abbiamo visto, sono concentrate sull'aspetto, diciamo, dei problemi, i limiti. E in effetti, se pensiamo alla tecnologia, ci ha reso più felice questa tecnologia? Apparentemente non tanto. Sappiamo, gli studi che erano stati presentati nella sessione prima di questa ci dicono che se usi Facebook non stai tanto bene, non è che migliora la tua qualità della vita. Se stai tanto online, la tua capacità di esprimere le emozioni diventa inferiore. Ci sono poi tutta una serie di problemi legati al furto di dati, la sicurezza, cyber security. E quindi, diciamo, riuscire in tutto questo mondo dove la tecnologia è vista più come un problema che una soluzione, riuscire a capire perché usare la tecnologia per far star meglio le persone è sicuramente una sfida. E in effetti, per il mio gruppo di ricerca, la sfida è nata proprio qui, da questa domanda. Cioè, c'è in atto una trasformazione, è indubbio. Noi vediamo che in questo momento i nuovi media e i social media sono una parte importante della nostra vita quotidiana. Ma come facciamo a trasformare questi strumenti in qualcosa che possa aiutare a farci stare meglio, aumentare il benessere? E in particolare, concentrandoci sul termine, il termine cambiamento, come possiamo trasformare la tecnologia in uno strumento di cambiamento? E allora siamo partiti da qui, cercando di capire in fondo che cos'è il cambiamento. E ci siamo accorti che in effetti nel mondo della psicologia il tema del cambiamento è uno dei temi un po', diciamo, complicati, nel senso che a seconda con chi parli il cambiamento cambia. E sì, c'è un dato di fatto, un unico elemento comune, che diciamo sicuramente si parte dall'esperienza. L'esperienza è l'elemento che utilizzo in tutta nel mondo della psicoterapia per riuscire a lavorare sui processi di cambiamento. Se però poi vado a guardare il contributo delle singole visioni del mondo della psicoterapia, in realtà le risposte sono tante. Come facciamo? Dove lavoriamo? Se sono un cognitivo comportamentale, lavorerò sui concetti. Se sono uno psicanalitico, lavoro sulla dimensione interna, più vicina alla dimensione emozionale, se vogliamo. Il problema è, ma è strano che una scienza come la psicologia abbia ancora al suo interno così tanti approcci diversi al cambiamento? Perché? Da dove nasce questa molteplicità di approccio al cambiamento? Beh, diciamo, c'è un articolo che a me è piaciuto molto, è un articolo molto classico, per chi è un esperto di psicologia clinica probabilmente lo conosce anche bene, è l'approccio di Safran e Greenberg, che dice, ma in effetti se poi andiamo a analizzare in dettaglio quelle che sono le differenze tra le varie scuole di psicoterapia, in realtà non sono così tante. In realtà, a parte i termini, quello che è la vera differenza è legata a da dove si parte. Loro dicono che in pratica tutte le psicoterapie possono essere integrate in 2 visioni, cioè le psicoterapie che partono dall'alto, ossia si parte dalle cognizioni, io cambio le cognizioni per poi arrivare al basso, quindi andare a influenzare poi la dimensione emotiva, oppure il contrario. Quindi posso o partire dal basso, dalla dimensione emotiva, o posso partire dall'alto, dimensione cognitiva. Ma perché?
ci sono due approcci bottom up e top down così diversi? In realtà la risposta l'ha data uno psicologo che ha vinto il premio Nobel per questo, che è Kahneman. Kahneman, che è un autore molto noto all'interno del mondo della psicologia positiva, ha detto una cosa che in effetti si è rivelata poi verificata tutta una serie di studi successivi legati al mondo delle neuroscienze. Lui ha detto: in effetti ci sono due modi diversi di cambiare, perché il nostro sistema cognitivo è composto da due modalità diverse dal punto di vista neurale, ma anche diverse dal punto di vista del funzionamento. Quali sono questi due, diciamo, due sistemi? Il sistema 1, lui lo chiama così, ragionamento. Chi ha letto il libro di Kahneman, Lento e Veloce, si ricorda molto bene i concetti. Il ragionamento è un sistema lento, questo è quello che lui racconta all'interno del suo, quando ha vinto il premio Nobel, lui ha fatto una lecture molto famosa, e c'è questa immagine che vedete qua. E in pratica lui dice: mentre l'intuizione è veloce, automatica, parallela, il ragionamento al contrario è lento, non posso avere più ragionamenti contemporaneamente e così via. Da una parte, mentre il ragionamento si basa appunto su un meccanismo che è di tipo cognitivo, quindi usa regole e credenze, al contrario il sistema intuitivo lavora su emozione e simulazione. Ecco, questo è un punto importante, perché noi abbiamo due sistemi cognitivi all'interno della nostra mente. Quindi, se vogliamo far cambiare veramente le persone, la sfida è quella di riuscire ad usarli contemporaneamente. Se noi riusciamo a fare in modo che un soggetto, nel momento in cui cambia, attiva sia la parte intuitiva che quella razionale, probabilmente riusciremo ad avere un cambiamento a lungo termine. E a questo proposito, una delle riflessioni più interessanti è quella che arriva dal mondo della pedagogia. I pedagogisti, che hanno studiato per molto tempo il tema del cambiamento, in particolare legato al tema dell'insegnamento, ci dicono: ma se vogliamo intervenire contemporaneamente su ragionamento e intuizione, l'approccio più efficace è l'esperienza riflessiva. L'esperienza riflessiva è quella che vedete qua, fondamentalmente. Prima faccio, non parlo, faccio. Poi osservo quello che ho fatto. Dopodiché cerco di capire se quello che ho fatto è giusto o sbagliato. Posso migliorarlo o non posso migliorarlo. Dopodiché, dopo che ho fatto questa parte di metacognizione, cambio il mio modo di agire e vedo se funziona. È un processo, diciamo, molto banale: azione, verifica e metacognizione. La riflessione che ci siamo posti è: ma la tecnologia ci può aiutare in questo processo? Cioè, può essere uno strumento efficace? E in effetti anche qui, se noi riflettiamo sulla storia della tecnologia, ci accorgiamo che c'è stato un cambiamento radicale da quando sono nati i primi computer a oggi. E il cambiamento più radicale è quello che in effetti la tecnologia è cambiata ed si è trasformata in un'esperienza. Cioè, oggi la tecnologia di fatto è sempre più vicina a un'esperienza. Una volta la tecnologia era un calcolatore, era qualcosa che si usava. Oggi la tecnologia fa parte del nostro quotidiano. È qualcosa che è insieme a noi, non è distinguibile dal resto dell'attività che noi facciamo quotidianamente. Quindi, probabilmente, il punto di partenza da cui partire era capire come usare la tecnologia in quanto esperienza per riuscire a farci stare meglio. E in effetti i grandi cambiamenti della storia della tecnologia sono legati al fatto delle intuizioni di alcuni grandi personaggi. Di solito si pensa a Steve Jobs come punto di riferimento, che progressivamente ha capito che se volevamo che la tecnologia venisse usata, bisognava usarla come esperienza. Quando io mi sono laureato, usavo un computer che aveva un sistema operativo MS-DOS. Sono un po', diciamo, anziano, e quindi, diciamo, la tecnologia era quella. Era un sistema basato sul linguaggio, uno dei sistemi più, diciamo, meno user-friendly dal mondo. Cosa hanno fatto a un certo punto? Ho detto: ma perché io devo scrivere per fare un comando? Se voglio copiare un disco devo scrivere copia due punti c, due punte virgola a seconda di quello che volevo fare. Ma perché non faccio un'esperienza? Trasformo una riflessione, un linguaggio in un'esperienza. E hanno inventato il mouse. Il mouse vuol dire trasformare quello che prima era una dimensione linguistica in qualcosa che potevo fare.
E allo stesso modo la seconda grande invenzione della Apple, l'iPhone, il cambiare il telefono da qualcosa che si usava fondamentalmente con dei tasti a qualcosa che invece potevo usare in maniera totalmente intuitiva, il tema dell'intuizione di cui parlava Kahneman, in effetti io sono genitore di due figlie di 7 e 10 anni, quello che colpisce un genitore è che un bambino di 12-14 mesi è in grado di usare un iPad prima di essere in grado di parlare e di camminare. Cioè è una cosa incredibile che avrà sicuramente degli effetti a lungo termine, però dall'idea di come se io riesco a trasformare la tecnologia in un'esperienza cambia tutto, anche senza essere in grado di parlare e anche senza essere in grado di camminare io posso usare l'iPad, e questo è un segno della strada da seguire. In quest'ottica ecco che diciamo la tecnologia positiva vuole essere questo, è un approccio scientifico, perché la sfida è, questo è l'articolo su cui diciamo viene introdotto questo tipo di visione, l'idea che noi usiamo la tecnologia per modificare l'esperienza. Cioè, quindi l'idea di chiave è: dobbiamo trovare dei modi scientifici, strutturati, validati, che ci permettano di utilizzare la tecnologia per andare a intervenire sull'esperienza personale. Sappiamo che una delle grandi teorie della psicologia positiva è l'idea di esperienza ottimale. Ecco, l'idea è: se noi riusciamo a usare la tecnologia per sostenere e attivare meccanismi di esperienza ottimale, probabilmente riusciremo a far star meglio le persone. È chiaro che questa visione ha molto in comune con la visione della psicologia positiva. Tutta la riflessione della psicologia positiva è parte integrante della riflessione della tecnologia positiva. Concetti come il flow, ma anche come il concetto di emozioni positive hanno una parte importante. A queste si aggiungono tutta una serie di riflessioni invece che sono più tipiche delle neuroscienze cognitive. Le neuroscienze cognitive hanno anche qui molte cose da dirci che ci possono aiutare. Ma in pratica quali sono i principi di base della tecnologia positiva? Se partiamo dalla dimensione tecnologica, perché è probabilmente più facile, quello che noi possiamo fare con la tecnologia è fare tre cose. Noi possiamo strutturare l'esperienza, e le tecnologie che ci permettono di farlo sono tante, io ho messo alcune, dal Serious Game, i social media, l'intelligenza artificiale, ma non solo, noi possiamo aumentare l'esperienza o possiamo sostituirla. È quello che cercherò di fare nelle prossime slide, è spiegarvi meglio questi concetti e far vedere degli esempi pratici in cui abbiamo cercato all'interno della ricerca del nostro gruppo di applicare questa visione. Partiamo più dalla dimensione teorica. Ecco, diciamo che se noi riflettiamo su come è possibile usare la tecnologia, i principi di base sono quelli che vedete in questa slide. Il primo approccio è la strutturazione dell'esperienza. Stamattina ho partecipato a un workshop molto interessante sull'utilizzo del Lego, e in effetti quello che veniva fatto all'interno dell'esperienza dell'uso del Lego era proprio quello di strutturare l'esperienza. Cosa veniva fatto? Ci davano dei pezzi di Lego molto interessanti, poi ci veniva dato un obiettivo: prova a raccontare chi sei attraverso il Lego. C'erano poi delle regole. Non puoi superare 3, 5, 10 minuti di utilizzo del Lego. E poi c'era un feedback. Bene, adesso hai fatto questa rappresentazione di te, ma cosa vuol dire? Ecco, questo principio esattamente uguale può essere utilizzato nella tecnologia. Per esempio, un approccio esattamente identico viene utilizzato con Minecraft, che se vogliamo è una specie di un gioco usato da moltissimi adolescenti e ragazzi nel mondo, che di fatto ti permette di fare esattamente le stesse cose. Ma la strutturazione è solo il primo pezzo, poi possiamo lavorare sull'aumentazione, cioè possiamo usare la tecnologia per ottenere informazioni in più rispetto a quelle che ho all'interno di un contesto reale. Se noi pensiamo all'esperienza di un museo, io vado in un museo e do un'audioguida. L'audioguida di fatto fa esattamente questo, aumenta la mia esperienza dandomi una serie di informazioni che mi permettono di avere un senso di quello che faccio, che vedo. Se io non ho l'audioguida,
vedere il quadro, sì, è un'esperienza istantanea, ma sul quale non ho in grado, non sono poi in grado di applicare un livello di metacognizione. Nel momento in cui la guida mi racconta il senso di quell'opera, quando è stata fatta, perché e come, la mia esperienza cambia, e questa è l'aumentazione. Il terzo livello invece è la sostituzione, cioè io posso creare delle esperienze tecnologiche che di fatto sostituiscono l'esperienza reale. Io ho iniziato il mio lavoro di studio lavorando con una tecnologia di questo tipo, la realtà virtuale, e in effetti con la realtà virtuale io posso creare esperienze che sono molto diverse da quelle che io vivo nella vita reale. Tenete presente che poi queste, diciamo, queste regole di base si possono applicare in tre contesti diversi che danno origine a diverse tipologie di tecnologia. Abbiamo le tecnologie edoniche, che utilizzano questi principi per andare a modificare la dimensione affettiva. Attraverso la tecnologia io vado a modificare la dimensione di emozioni, l'impatto emotivo. Posso andare invece a lavorare sulla dimensione eudaimonica, quella che riguarda invece l'autorealizzazione della persona, oppure posso lavorare sulla dimensione sociale. Vi faccio vedere tre veloci esempi di queste tecnologie, come le abbiamo utilizzate. In un caso, il primo caso, tecnologia edonica, la tecnologia viene usata per indurre esperienze positive e piacevoli, cioè l'obiettivo è modificare la regolazione emotiva. Un esempio che vi racconterò adesso: abbiamo usato la realtà virtuale come strumento per combattere e ridurre lo stress. Poi ci sono le tecnologie eudaimoniche, cioè che servono per aiutare le persone a autorealizzarsi. In questo caso un altro studio che abbiamo fatto molto interessante riguarda l'utilizzo con gli anziani della tecnica della reminiscenza, che in effetti ha permesso a questo gruppo di anziani che abbiamo coinvolto di dare un senso alle relazioni con i loro nipoti e aumentare la condivisione di memorie. Terzo esempio è invece quello dei social media come strumento per aumentare la creatività. Sono tutti e tre articoli che abbiamo pubblicato e che quindi poi chi è interessato può andare a leggere più in dettaglio. Il primo è molto semplice. Abbiamo creato un'app che faceva una cosa banalissima, cioè praticamente misurava lo stress in tempo reale utilizzando una serie di parametri psicofisiologici e fondamentalmente dava al soggetto l'informazione sul livello di stress. In più, se il soggetto voleva, era libero, non era obbligato. Uno dei problemi grossi delle tecnologie è che spesso obbligano l'utente a fare cose in momenti e in condizioni che lui non vuole. Questa applicazione invece no, dava la possibilità, se uno voleva, di utilizzare delle strategie per ridurre il livello di stress. Se no, basta, poteva non usarla e alla fine della giornata gli veniva ricordata la cosa, ma tutto finiva lì. Quello che abbiamo visto è che in effetti questo tipo di approccio ha consentito significativamente di modificare il livello di ansia cronica. L'ansia può essere di stato o di tratto, in particolare la parte più complicata è quella legata alla dimensione permanente. Ecco, questo tipo di approccio che è stato testato in un trial clinico randomizzato, voi sapete che è difficile, ne parlavamo oggi, che realizzare questo tipo di trial, in effetti ha dimostrato che funziona. Una seconda invece approccio che abbiamo usato è stato quello della reminiscenza di gruppo. Uno dei problemi di molti anziani nel rapporto con i nipoti era creare una comunicazione. Allora abbiamo detto, visto che diciamo, gli anziani non usano la tecnologia, i nipoti sì, perché non riuscire a usare la tecnologia come strumento per metterli in contatto? E quindi quello che il meccanismo era molto semplice: il giovane andava dall'anziano, si faceva raccontare degli eventi della sua vita, si faceva dare delle immagini, foto, contenuti, poi andava a casa e creava una pagina web in cui raccontava a sua volta quello che aveva fatto con il nonno, e poi dopo queste esperienze venivano presentate in classe e condivise tra i diversi studenti. Anche in questo caso abbiamo verificato che questo tipo di approccio molto semplice in realtà aveva un effetto positivo sia sui giovani che sugli anziani. Un altro studio che abbiamo realizzato era cercare di usare la tecnologia per aumentare la creatività usando delle tecnologie di groupware, sono delle tecnologie che permettono di lavorare in gruppo. Anche in questo caso abbiamo ottenuto risultato
che ci aspettavamo, cioè effettivamente la tecnologia, se usata in un certo modo per supportare sia il ragionamento, cioè aumentare la condivisione della riflessione all'interno del gruppo, ma anche per permettere ai soggetti di esprimersi, funzionava. Non solo, c'era un link diretto tra le esperienze ottimali misurate attraverso un questionario legato al flow e l'efficacia della creatività. Quindi in effetti quello che succedeva all'interno delle esperienze di gruppo online era qualcosa che aveva un impatto significativo. Quindi, se vogliamo dire, cercare di riassumere quali sono, diciamo, le tre lezioni che abbiamo imparato in questi studi in cui abbiamo provato a applicare questi principi, è che in effetti un elemento fondamentale è che il soggetto sia presenza in quello che fa. Il problema più grosso è che oggi è difficile, lo sappiamo benissimo, uno dei problemi fondamentali in qualunque contesto è che c'è sempre qualcosa che ci interrompe. Stiamo studiando, ci suona il cellulare, stiamo scrivendo, ci arriva l'email. Più io riesco a mantenere il soggetto presente all'interno dell'esperienza della tecnologia, maggiore sarà l'efficacia del cambiamento che vogliamo indurli. La dimensione intuitiva, anche questa è una cosa che chi usa la tecnologia sa da tempo, però in realtà non è così evidente in molti applicativi creati, cioè che nessuno vuole leggere un manuale di istruzioni di 30 pagine. Più quello che io chiedo è complesso e richiede un apprendimento, minore è l'efficacia nel lungo termine. Più io riesco a usare l'intuizione, cioè non chiedo al soggetto di pensare per fare quello che gli dico, maggiore sarà l'efficacia del cambiamento che sono in grado di indurre. L'idea dell'hype, della semplicità con cui io posso interagire, rappresenta un modello finora ineguagliato all'interno di questa visione dell'intuizione. E poi il tema dell'equilibrio, cioè una cosa che la psicologia positiva sa da tempo, Csikszentmihalyi l'ha sempre detto, l'equilibrio tra challenge e skill è l'elemento chiave del flow. Ecco, tenete presente che questa visione invece nel mondo della tecnologia sì, è presente nei videogiochi, che ormai sono molto bravi a bilanciare la difficoltà nei vari livelli, meno nelle app che invece vengono utilizzate nella vita quotidiana. L'ultima parte, mi avvicino, cerco di arrivare verso la conclusione del mio intervento, riguarda il futuro. Volevo raccontarvi un po' quello che sta succedendo in questo mondo, perché in effetti a me capita spesso di girare per questi contesti fiere della tecnologia, mi capita spesso di andare nella Silicon Valley, che è un po' il cuore di questo settore, e mi rendo conto che quando torno non tutti sono consapevoli di quello che sta succedendo. In particolare, recentemente ho scritto questi due articoli, uno sul Giornale Italiano di Psicologia, che è il titolo è Essere psicologi nell'era delle tecnologie cognitive. L'altro invece è su psicologia contemporanea, nel numero che ne dico adesso, è gli psicologi del futuro e il ruolo crescente delle nuove tecnologie. Cosa racconto in questi due articoli? Beh, quello che racconto in realtà è molto semplice, cioè in effetti oggi la tecnologia, grazie all'esplosione dell'intelligenza artificiale e grazie allo sviluppo della realtà virtuale, viene utilizzata in maniera efficace in tre contesti in cui può fare la differenza. Il primo è l'assessment automatico. Oggi noi siamo abituati a lavorare in un mondo dove bisogna dare dei questionari. Ecco, quello che sta succedendo all'interno del mondo della tecnologia è che sempre di più io posso fare un assessment senza chiedere niente a nessuno, soltanto avendo a disposizione immagini dei soggetti, video dei soggetti oppure testi dei soggetti. La seconda dimensione è il tema dell'empowerment. Nessuno ha mai pensato, penso tra i presenti, che un sistema di intelligenza artificiale potrebbe sostituirlo come psicoterapeuta. Ecco, io che ho potuto invece vedere una serie di sperimentazioni fatte soprattutto a livello militare, qualcosa vi faccio vedere, quello che si può far vedere, perché alcune sono coperte da segreto militare, vi posso dire che invece il livello dei sistemi che oggi fanno empowerment sono di un livello che probabilmente è migliore di quello di un mio studente dell'ultimo anno di magistrale. E questo fa pensare su come l'intelligenza artificiale possa portarci lontani.
In più, anche qui, la realtà virtuale sta cambiando moltissimo lo scenario, con delle possibilità che probabilmente non avete mai pensato, ma ve le racconto velocemente. Partiamo dall'assessment automatico. Penso che molti di voi abbiano sentito parlare in questo periodo di questo sito, Apply Magic Sauce, per un motivo molto semplice. Questo è il sito che è stato utilizzato da Cambridge Analytica, avete sentito parlare di Cambridge Analytica, la società che ha raccolto milioni di dati sugli americani, è stata utilizzata da Trump per influenzare le elezioni. Ecco, quello che è interessante è che questo sito è disponibile online e se voi, basta che voi diate il vostro profilo Facebook e loro in maniera totalmente automatica e gratuita vi fanno un profilo completo di personalità. Provate! Il mio suggerimento è di provare, non vi dico il risultato, però vi dà l'idea di quello che, diciamo, oggi può fare la psicometria computazionale. In pratica loro, soltanto conoscendo un certo numero di pagine a cui avete dato mi piace, sono in grado di darvi un profilo di personalità completo, senza chiedervi niente, senza farvi compilare nessun tipo di questionario. E ovviamente questo sistema è stato utilizzato per motivi di ricerca, poi Cambridge Analytica l'ha usato a scopi, diciamo, illegali e sappiamo tutto quello che è successo, per cui è chiaro che io non posso usare questo sito per fare un'analisi di personalità. Però non tutti sanno che in realtà esiste un sistema perfettamente legale per farlo che si chiama Watson. Watson è un sistema di intelligenza artificiale sviluppato da IBM qualche anno fa. È nato come sistema per, diciamo, di intelligenza artificiale per giocare a scacchi. È stato Deep Blue è stato il primo sistema di intelligenza artificiale che ha battuto un campione di scacchi. Dopodiché IBM ha detto: vogliamo andare avanti, gli scacchi è un gioco banale, puntiamo su qualcosa più di complesso. E hanno realizzato la versione più avanzata, che ha sfidato i più, diciamo, gli umani più capaci in un gioco completamente diverso, che è l'equivalente americano di chi può essere milionario. In pratica erano domande in linguaggio naturale su qualunque aspetto della cultura generale e Watson ha battuto tutti i concorrenti umani. Dopodiché hanno detto: ma perché non lo vendiamo questo sistema? E hanno creato una serie di servizi. Il primo che vi segnalo è questo, Natural Language Understanding. Io sono nato con una generazione in cui l'analisi del linguaggio veniva fatta con T-Lab, Atlas T, programmi che richiedevano tempi e diciamo costi non banali. Ecco, oggi quello che fa T-Lab lo fa in maniera automatica e gratuita Watson. Anche qui, al momento c'è solo per la lingua inglese, spagnola, giapponese, però Renzi, prima di lasciare il suo incarico come Presidente del Consiglio, ha firmato un accordo per cui ha aperto a Milano, nella sede dell'Expo, la sede europea di Watson e stanno lavorando proprio alla versione italiana che dovrebbe essere pronta per la fine del 2018, inizio del 2019. E se uno vuole usarlo per la lingua inglese è totalmente gratuito e fa un'analisi semantica molto avanzata. Ma ancora più inquietante da un certo punto di vista è l'altro modulo di Watson che si chiama Personality Insight. Personality Insight vi fa un Big Five completo a un costo ridicolo, 2 centesimi di dollaro. Se qualcuno di voi ha mai fatto il Big Five sa che OS Organizzazioni Speciali lo vende a 50 euro a test. Voi volete fare un test? Dovete comprare il sistema di codifica di Organizzazioni Speciali che vi fa fare ogni valutazione e vi chiede 50 euro per ogni valutazione. Bene, il Personality Insight ve lo fa gratis, senza farvi compilare niente. Quello che voi dovete avere è un profilo Twitter, una pagina Facebook, oppure un testo di 3.500, da 500 a 3.500 parole. Più il testo è lungo, più il risultato è molto avanzato. Qui c'è praticamente il profilo che viene fuori dal Personality Insight, vi dà, diciamo, i 5 tratti di personalità del Big Five, vi dà i valori, vi dà i bisogni e vi dà anche un profilo. IBM l'ha fatto usando un approccio computazionale, ha preso il Big Five e una serie di altri test di personalità, l'ha somministrato a 2 milioni di persone, 2 milioni,
ha fatto poi questi dati del Big File, li ha dati, diciamo così, a Watson, al sistema di intelligenza artificiale, insieme ai risultati, ai testi creati da queste persone, attraverso un sistema di addestramento piuttosto complicato è riuscito a ottenere questo risultato. Io posso avere la personalità di ogni persona che ha un profilo Facebook o Twitter al costo di 2 centesimi. E senza dover fare, come ha fatto Cambridge Analytica, qualcosa di illegale. È totalmente legale. E non c'è bisogno neanche di essere psicologo per poter ottenere questi dati. Se io voglio andare da organizzazioni speciali e chiedo il Big Five, mi chiedono se sono iscritto all'ordine degli psicologi. IBM non mi chiede niente. Questo per darvi un'idea. E non solo, ci sono poi tutta una serie di test impliciti. Voi sapete che adesso un altro trend emergente, quelli dei test impliciti, che non vi chiedono di rispondere a qualcosa di definito, ma vi fanno guardare immagini, stimoli vari. Ecco, Tretify, anche qui con $99 al mese, vi consente di creare test impliciti che voi potete mettere online su una pagina Facebook o su diciamo una pagina web e ottenere risposte, tutto molto facilmente con risultati sicuramente stimolanti. Altro ambito di interesse: io quando ho finito il mio dottorato ho studiato il FACS, il sistema di analisi delle espressioni facciali sviluppato dal gruppo di Ekman. Usare il fax è molto complesso e bisogna imparare ed è difficile. Bene, Microsoft ha creato un sistema di intelligenza artificiale che applica il fax in automatico su qualunque immagine o video in tempo reale. Anche questo, 1000 analisi in automatico. Io il fax dovevo codificarlo a mano usando Observer, una roba che diciamo ci vuole dei mesi. Ecco, si può fare facilissimamente. E vi chiedono 25 centesimi per 1000 analisi e vi dà, adesso qui non so se si vede, ma questo è di fatto il risultato del fax, ci sono le 8 emozioni di base e vi dice quant'è, diciamo, la percentuale per ciascuna di queste emozioni. Questo è un servizio che per uno psicologo, se ce l'ha a disposizione, fare analisi è assolutamente veloce. Ovviamente anche Google ce l'ha uguale. Non solo, vi permette di vedere, vi dice cosa c'è in un'immagine. Per esempio, un collega ha fatto un'analisi sui selfie, su circa 50.000 selfie presenti su Instagram, usando questo sistema, l'ha fatto in 3 ore. Anche qui lui vi dice chi c'è insieme a voi, siete felice, siete triste, il livello, quali sono gli oggetti. È presente che Facebook, che ne ha una versione più sofisticata, è in grado di sapere, avendo un'immagine pubblicata sul social network, anche la marca dell'abito che state indossando quando avete fatto il selfie. Tanto per darvi l'idea della potenza degli strumenti di intelligenza artificiale che riguardano l'analisi delle immagini. Ma secondo me, dove invece è abbastanza sorprendente il livello di avanzamento, è proprio quello nella, non la chiamano psicoterapia perché ufficialmente non si può fare, lo chiamano empowerment automatico. Questo è l'Institute for Creative Technology, è uno spin-off dell'Università di Southern LA che è stato finanziato per $1 miliardo dal Ministero della Difesa americano. E qual è l'obiettivo di questo centro di ricerca? Riuscire a fare una forma di supporto psicologico automatico. Il problema è molto semplice: i veterani che vanno in Iraq, nel Golfo, tipicamente tornano nel 40% con disturbi significativi d'ansia, tipicamente stress post-traumatico. E tornano a casa, ma non nessuno di loro ha voglia di andare da uno psicologo vero. Perché per un militare americano andare da uno psicologo vero, pure in America, rappresenta uno stigma significativo. Tuttavia, se non vanno da uno psicologo vero, non si curano, di solito hanno un forte disagio sociale e questo porta a una serie di problemi non banali. Allora, proprio per evitare questo problema, ha detto, beh, se non vogliono andare da uno psicologo vero, mandiamoli da uno psicologo virtuale, che faccia il trattamento dello stress post-traumatico. E in effetti
questo è il sistema. In realtà loro ne hanno un sistema più sofisticato, ma è coperto da 5 anni dal segreto militare. Io ho la versione del 2013, però adesso ve lo faccio vedere come funziona, vi stupisce. Cosa fanno loro? Usando un sistema di intelligenza artificiale tracciano i movimenti oculari, i movimenti del corpo, i movimenti del volto e il tono di voce. E questi parametri sono indicati da questo qua. In più c'è un sistema di intelligenza artificiale che riconosce il linguaggio naturale e risponde, usando il linguaggio naturale, alle domande fatte al soldato. Vi faccio vedere in breve quello che... So, how are you doing today? I'm doing well. That's good. Where are you from originally? I'm from Los Angeles. Oh, I'm from LA myself. When was the last time you felt really happy? When was the last time? I don't know. Yeah. I'm not someone who's really like, I don't have any real high highs. I feel like I'm a level person. It's just happy. I guess to answer your question, probably a couple months ago. I noticed you were hesitant on that one. Would you say you are generally a happy person? I'm generally happy. It's just lately there are things just keeping me down. Can you tell me more about that? Questo per darvi un'idea, questo è il 2013, i sistemi di intelligenza artificiale di oggi sono molto più sofisticati di questi, io l'ho visto in funzione e vi posso assicurare. Però quello che è interessante è che l'avatar riproduce tutti i meccanismi di comunicazione non verbale studiati oggi, analizza il linguaggio, risponde in maniera automatica, tutto questo senza l'intervento di un terapeuta. E in effetti... L'altra cosa che fa pensare è che i soldati americani preferiscono di gran lunga questo sistema agli psicologi in carne ed ossa. E tenete presente che diciamo, l'altro strumento in cui questo sistema di intelligenza artificiale tipo clinico vengono utilizzati è la dimensione robotica. Sempre Watson ha connesso l'intelligenza artificiale di Watson a un robot e questo robot è in grado, non so se qualcuno di voi ha mai visto in azione, vi suggerimento di andare a vedere la lezione che ha fatto Nao, questo robot, all'Università di Oxford su YouTube. Ha fatto una lezione di un'ora agli studenti parlando di una serie di diciamo, nozioni di intelligenza artificiale. Se guardate come ha fatto lezione, ecco, io che sono docente universitario, un dubbio mi è venuto su quello che potrebbe essere il futuro dell'educazione in alcuni contesti. L'ultima cosa che vi racconto riguarda invece il mondo delle esperienze digitali, perché anche qui è un tema su cui diciamo c'è una grande esplosione. In particolare tenete presente che questo è un articolo di Nature di qualche anno fa. Nature diceva: ma come facciamo a cambiare la psicologia? Io avevo risposto con un altro articolo dicendo: ma secondo me è proprio la tecnologia positiva quello che è il futuro. In particolare avevo individuato diciamo due contesti. Il primo è quello delle app, perché il paradosso è che oggi, se voi andate a guardare sugli store delle principali Google e Apple, trovate una serie di applicazioni pensate proprio per fornire una forma di counseling, supporto psicologico, eccetera. Per esempio, una delle più diffuse negli Stati Uniti, ha quasi 10 milioni di utenti, è questa applicazione che si chiama Pacifica, non so se l'avete mai sentito parlare, è un'applicazione che serve per, diciamo,
l'emotion regulation, quindi fondamentalmente analisi delle emozioni. Se io mi sento in una situazione stressata, mi fornisce dei consigli in tempo reale. Il costo è ridicolo, meno di una seduta da un psicologo di fascia bassa. Con $40 l'anno io ho accesso a tutti questi serie di strumenti in tempo reale. Funziona molto bene. Un'altra applicazione invece che mi ha stupito anche di più è WeConnect, che è un'applicazione che invece viene usata da molti centri di dipendenze americani. WeConnect è un'applicazione pensata per la gestione delle dipendenze, fa fare degli esercizi, traccia una serie di comportamenti. L'app al momento è gratuita, però io poi devo fare una serie di, diciamo, di corsi dedicati per imparare a usare. Anche questa è un'app che di fatto complementa significativamente il lavoro del clinico con una patologia sicuramente complessa come quella della dipendenza. Un'altra applicazione che va molto di moda, questo ha quasi 40 milioni di utenti, è Onvana. Sappiamo che la mindfulness oggi è molto di moda. Ecco, il problema della mindfulness è che farla è molto difficile, bisogna conoscere, essere in grado di farla. Questa app vi fornisce centinaia di narrative, induzioni, suggerimenti. Anche questo ha un costo poco più che simbolico, $10 al mese, quanto costa Spotify se io voglio ascoltare la musica. Quello che stupisce di queste tecnologie è il numero di utenti. 40 milioni di utenti è un numero incredibile e tutte queste persone stanno utilizzando in maniera massiva questa tecnologia. La domanda che tutti ci poniamo è: funzionano? Non tanto, non tutte. Questo è un articolo di Nature che è uscito un anno fa, che analizza la maggior parte delle applicazioni pensate per l'ambito mental health e ci dice che in realtà che hanno una reale efficacia è circa 1 su 4. Il che da una parte ci fa pensare, perché vuol dire che 1 su 4 effettivamente funziona, però ci dice anche che 3 su 4 in realtà servono solo per prendere soldi agli utenti e poi non hanno particolari utilizzi. L'altra tecnologia invece che sta emergendo è quella della realtà virtuale. La realtà virtuale ha avuto un'esplosione dopo che Facebook ha comprato Oculus, che è la prima società che ha fatto caschi di realtà virtuale. La realtà virtuale ha avuto un momento di declino. In realtà adesso sia Facebook attraverso Oculus, sia Google attraverso la sua diciamo divisione che si chiama Daydream, stanno lavorando alla creazione di sistemi di realtà virtuale. Anche la Apple ha un prodotto segreto che verrà rilasciato nel 2019. Quindi tutte le grandi società tecnologiche stanno lavorando in questo settore. Quello che ci dice invece la realtà virtuale è che effettivamente funziona. Questa è una meta review che ho fatto un anno fa e che prende in considerazione tutti i 27 randomized controlled trial e meta-analysis fatte nel settore. Noi sappiamo che la realtà virtuale funziona sicuramente in una serie di settori che sono disturbi d'ansia, disturbi alimentari e il pain management. Anche in questo caso della realtà virtuale, però, quello che sta succedendo è una, diciamo, da una parte una riduzione dei costi. Questa è un'applicazione per chi ha la paura dell'altezza. È un'applicazione pensata per un telefonino Samsung e di fatto funziona molto bene. È stata testata da alcuni colleghi americani con un trial controllato e in effetti l'efficacia di questa applicazione è paragonabile a quella dell'esposizione reale. Chiaramente il problema dell'altezza non è che il terapeuta può portare sulla cima del grattacielo il proprio cliente, e la realtà virtuale lo consente di fare. Ma ancora più, diciamo, stimolante come riflessione è un'altra possibilità della realtà virtuale, che è quello di cambiare corpo. Questo è un altro esperimento pubblicato qualche un anno fa circa su Scientific Reports, la rivista Open Access del gruppo Nature, in cui in pratica io utilizzavo la capacità della realtà virtuale di permettere di entrare in un altro corpo per provare a essere Sigmund Freud. Questo ve lo racconto, vi faccio vedere perché è molto interessante e vi dà l'idea. In pratica c'erano dei soggetti che avevano bisogno di un supporto psicologico
e venivano, diciamo, prima venivano scannerizzati in modo da avere il loro avatar ad grandezza naturale, poi venivano messi in questo studio e loro parlavano direttamente con Freud. Dietro il manichino di Freud, l'avatar di Freud, c'era uno psicoterapeuta e loro parlavano con questa psicoterapeuta e a un certo punto ottenevano una risposta. Durante questo processo, senza che il soggetto lo sapesse prima, improvvisamente questo si trovava nel corpo di Freud. Cioè si guardava allo specchio, vedete qua, e si accorgeva che in effetti non era più... Vedete, questa era la scena. Io a un certo punto mi guardo allo specchio e vedo che sono io Freud, e vedo me stesso che mi chiede di rispondere alle domande che ho fatto prima. Quello che hanno verificato è che effettivamente se il soggetto riusciva a uscire da se stesso e entrare nel corpo di Freud, riusciva a trovare da solo una serie di soluzioni ai propri problemi. Anche qui vi faccio vedere brevemente un video per spiegarvelo meglio, perché è complicato, però è molto interessante. Participants are scanned to generate a 3D look-alike virtual body. They then enter the virtual reality and they are embodied in their look-alike virtual body and they see instructions written on a panel. In this case, they were told to explain their problem to Freud. When they finish, they are moved into the Freud body. From this new perspective, they listen to the problem they just explained, and then, after listening, they can offer some advice. Concetto più o meno l'avete capito, in realtà non è molto diverso da utilizzare delle tecniche di tipo teatrale. La differenza è che io non solo penso di essere qualcun altro, ma vedo me stesso come qualcun altro, e l'impatto di vedersi in modo diverso da quello che si è dal punto di vista motivazionale è molto forte. In effetti noi abbiamo utilizzato questa tecnica non tanto per il counseling, ma all'interno della psicologia clinica. Abbiamo lavorato con l'anoressica, voi sapete che le anoressiche si vedono in modo diverso da quello che loro sono. Hanno detto: ma cosa succede se noi li mettiamo in un corpo che non è il loro? Quello che abbiamo fatto esattamente la stessa tecnica, abbiamo preso l'anoressica, l'abbiamo messo in un corpo diverso emozionalmente è stato molto forte, però quello che è successo è che a un certo punto questo ha modificato la loro percezione del corpo. Cioè, mentre prima avevano un'alterazione significativa della percezione del corpo, dopo questo tipo di esperienza la percezione del corpo è migliorata significativamente. L'abbiamo fatto per 3 volte e dopo 3 volte che il soggetto si vedeva diverso, effettivamente c'è stata la possibilità di attivare un'alleanza terapeutica con l'anoressica, cosa che prima non era possibile, oltre ad avere, diciamo, un cambiamento significativo nel modo in cui l'anoressica si vedeva. Come lo spieghiamo questo fenomeno? In pratica l'esperienza del corpo è dovuta a dei meccanismi tipo predittivo, che sono sbagliati, obbligando il sistema cognitivo a entrare in un corpo diverso, questo sistema cognitivo deve rimodificare il sistema predittivo. E questo altera quella che è la percezione del corpo memorizzata nella mente dell'anoressica. Effettivamente abbiamo visto che funziona. Adesso stiamo facendo uno studio controllato per verificare l'efficacia in relazione ad altre tecniche. Ho finito, questi sono alcuni i libri che si possono scaricare gratuitamente, che vi raccontano in pratica quello che vi ho raccontato oggi. Sono tutti libri open access, per cui si possono scaricare gratuitamente. Penso che abbiate capito che in effetti questo mondo della tecnologia positiva
è un mondo particolare, in espansione, in cui abbiamo ancora molte domande e non tutte le risposte. Però spero anche che abbiate capito come l'uso della tecnologia positiva può essere effettivamente uno strumento che in mano dello psicologo positivo può fare la differenza. Grazie. Questa è una domanda, secondo me, molto importante. In effetti è una domanda che noi in Cattolica ci siamo posti e ci ha portato a pensare a una nuova laurea magistrale, perché in effetti ci siamo resi conto che tutta una serie di competenze che oggi possono fare la differenza, per esempio soltanto sa conoscere che esistono questi strumenti, può fare la differenza tra uno studio che dura 3 mesi e uno che dura 3 giorni. No, è chiaro che bisogna, cioè secondo me il trend più rilevante per uno psicologo in formazione è tutto il mondo dell'intelligenza artificiale. Cioè uno non ha idea, io vi posso dire che queste sono soltanto alcune delle applicazioni che hanno un impatto diretto sul mondo della salute mentale, ma ce ne sono altre ancora. Secondo me quello che cambierà è che la psicometria come la conosciamo oggi scomparirà del tutto. I questionari a cui non siamo abituati io penso che non esisteranno più in 10 anni, quindi la psicometria sarà solo computazionale e invece di studiare le scale psicometriche studieremo qualcos'altro. Allo stesso modo un altro problema forte riguarda invece gli strumenti di intervento, cioè è chiaro che oggi la psicoterapia è fondamentalmente una tecnica basata sulla parola e sulla relazione. Io non penso che scompariranno parola e relazione, però penso che per uno psicologo che ha la possibilità di avere gli strumenti aggiuntivi a sua disposizione per aumentare le informazioni e diciamo, le possibilità possa fare la differenza. Ti presenti che adesso c'è un problema proprio generazionale, si è visto da una serie di studi americani, che i millennials non sono interessati ad andare dagli psicologi. Questo è un problema non banale. In America, dove gli psicologi sono comunque tanti, c'è stata una riduzione negli ultimi 10 anni del 25% del numero di utenti che si recano dagli psicologi e degli psicoterapeuti, e questo numero è particolarmente rilevante per i giovani. I giovani preferiscono le app, questo è un dato su cui dobbiamo riflettere. È chiaro che non tutte le app funzionano, questo è il primo livello, ma anche se noi riusciamo a creare delle app, quello rappresenta uno strumento per entrare in contatto con una generazione che ha difficoltà ad accettare i tempi e i costi della psicoterapia tradizionale. Questo secondo me è un dato evidente. Prego. Volevo chiedere se passi analoghi si stanno accadendo anche nel mondo dell'insegnamento. L'insegnamento no, perché questo è il paradosso, cioè se vogliamo nell'insegnamento siamo ancora indietro, perché effettivamente mentre su questo settore ci sono investimenti cospicui, cioè Watson per fare sul sistema di analisi della personalità ha investito qualcosa come 70 milioni di dollari. 70 milioni di dollari in Italia, cioè è una cifra fuori dal mondo.
cioè, 70 milioni di dollari per fare un test. Non c'è nessuno nel mondo che abbia mai speso questa cifra di soldi per fare questo tipo di cose. Facebook per il suo sistema di realtà virtuale ha pagato 2 miliardi di dollari. 2 miliardi di dollari è il bilancio di tutte le università italiane, considerando anche i bidelli. Cioè, sono cifre, sono investimenti enormi. Nel settore dell'educazione in realtà non c'è stato altrettanto investimento, perché viene percepito come un settore, se vogliamo, meno, su cui è più difficile penetrare. Cioè, il sistema, diciamo, di valutazione e di counseling sono strumenti aperti. Il sistema di formazione è un sistema chiuso che passa attraverso delle istituzioni. È vero che ci sono dei tentativi di riflessione, quello che mi viene in mente di più è TED, il modello del TED e diciamo il MOOC, però non hanno lo stesso impatto ancora in termini di investimenti. Invece su questo mondo, quello della salute e quello della sanità, ci sono investimenti miliardari che sicuramente, se uno ha miliardi a disposizione, sicuramente fa partire anche lo Space Shuttle, lo fa andare sulla Luna, quindi c'è questo che è un dato oggettivo. Prego. Io mi occupo di disorienta molto giovanile, lo sa, perché abbiamo parlato certo insieme. E quindi io non entravo insieme in questa legge. Certo. È così. Questa è una simulazione, cioè risolve in qualche maniera un bisogno senza metterci la faccia. Io perlomeno non sono una psicologa. No, no, ma è esattamente questo. Cioè, è per il marine andare dallo psicoterapeuta è come dire avere lo stigma sociale, esattamente questo motivo. Ma secondo me io conosco molto bene l'esperienza dei veterani americani, perché sono stato consulente del Ministero della Difesa americano, quindi ho un'idea esattamente. Il problema non è tanto accettare o non accettare di avere un problema, è la condivisione sociale del problema. Cioè, se io posso so benissimo che ho un problema e se uno mi aiuta non ho problemi ad accettarlo. Se però per poter risolvere il mio problema devo dichiararlo un altro, non lo faccio. Quindi quello che noi sappiamo è che in effetti per farsi aiutare i problemi non ce n'è usando la tecnologia. L'elemento critico è la conoscenza di questo fatto. Cioè, se io riesco a garantire un livello di anonimato, di privacy, come succede a questi soldati americani, loro sono ben contenti. Infatti il risultato di questo trial che loro hanno fatto è che in effetti il governo americano sta pensando di ridurre drasticamente gli psicologi presenti all'interno delle unità del Ministero della Difesa e sostituirli con avatar, perché mentre dall'avatar ci vanno molto volentieri, dallo psicologo in carne e ossa non ci vanno. No, è proprio quello che diceva la collega, cioè il fatto che in effetti per il marine, per il soldato che è l'emblema della forza, accettare una debolezza è qualcosa che è perfino peggio di mantenersi il suo problema. Alessandro, devi gridare. Diciamo, gran parte delle tecnologie che il professor Riva ha presentato vengono sviluppate o in ambito militare o da grandi corporation, sì, con budget enormi. A mio modo è molto semplice: se c'è e qual è il trade-off tra quello che noi riceviamo in termini di dati, di informazioni, e quello che noi guadagniamo in termini di qualità della vita? È una domanda difficile, ci vorrebbe una giornata solo per quello. È come
è il problema di Facebook. Ha senso usare Facebook dando tutti i miei dati a persone che poi possono usarli come vogliono loro, oppure no? Io da parte mia, di fatto, da quando conosco quello che viene fatto con i dati di Facebook, ho cancellato tutti gli amici, lo uso solo, diciamo, senza amici per evitare problemi di sorta. Però io ho 50 anni, me lo posso permettere, probabilmente gli studenti di 20 avrebbero qualche problema in più a eliminarsi da un social network. Quindi è un problema di trade-off. Se oggi i social network, l'intelligenza artificiale sono strumenti che mi danno un vantaggio, io posso scegliere. Questo è chiaro che però paghiamo un costo, cioè quello che è evidente dall'uso della tecnologia è che qualunque tecnologia noi usiamo, soprattutto se è gratuita, in realtà c'è sempre un costo nascosto che deve tenere presente. Se lo sappiamo, poi uno può pagare, eh? Io pago per ascoltare la musica, do i soldi a Spotify per sentirmi le canzoni, però alcuni non lo fanno e preferiscono servizio gratis, dipende dalle possibilità.